Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Diverso rispetto a tutti i video che ho fatto in precedenza, diciamo che ne sentivo proprio il bisogno. Avevo bisogno un po' tipo di riorganizzare tutte le idee e partire in questo 2023 con idee nuove. Un po' per capire di cosa avevo bisogno e di cosa non avevo bisogno. Da questo non si capisce nulla, ma lo avrete già capito dal titolo del video. Oggi andremo a fare una classifica dei make-up migliori e peggiori che ho provato in questo 2022 che si è appena concluso. Non saranno tutti i trucchi usciti nel 2022, ovviamente, sono i trucchi che ho provato io personalmente e ci tenevo a fare questo video perché comunque secondo me è molto utile, magari anche per voi che vedete, capire se c'è un prodotto veramente valido o un prodotto che non vale assolutamente la pena comprare. Direi che andiamo con ordine, partiamo dalla base per finire con le labbra, come in un make-up tipo. Detto questo, prima di incominciare la vera e propria notte degli Oscar del make-up, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se vi fa piacere, lasciatemi un like, un commento, insomma fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto anche che tipo di video vi piacerebbe che portassi sul canale in questo 2023. Sapete che i consigli sono sempre super accetti e a me fanno super piacere. Detto questo, direi che possiamo partire. Il rullo di tamburi, partiamo con il nostro Oscar del make-up. Intanto faccio una premessa, i trucchi che vi farò vedere oggi, soprattutto quelli che ho bocciato, tra virgolette, sono veramente i trucchi peggiori, non ho messo quelli che mi hanno lasciato un po' interdetta, proprio i trucchi che veramente, ragazzi, non vi consiglio di comprare mai, in nessun caso, per nessun tipo di pelle, proprio zero, non sono validi. Secondo me, almeno, non vale la pena veramente spenderci neanche un centesimo. Quindi partiamo subito. Io direi che per ogni categoria facciamo i preferiti e i bocciati, ovviamente. Quindi partiamo dalla base. Io come primer in realtà di bocciati non ne ho nessuno, ma ho questo bellissimo primer super approvato, quindi che va nei preferiti del 2022, che è della marca Catrice ed è un primer idratante, The Hydrator Plump and Fresh Primer con aloe vera. È un primer molto geloso che lo si stende sulla pelle, all'inizio un po' bagnaticcio, ma in 2 secondi si asciuga ed è come se creasse una patina sulla pelle che ti fa proprio sentire idratata e proprio pronta per il make-up. È come se facesse uno schermo per proteggere la pelle e io adoro. Sapete che per me il primer è super importante, bisogna sempre metterlo in ogni occasione, anche se si fa un make-up super leggero, secondo me è proprio la base di tutto. Un buon primer, secondo me, rende proprio un buon make-up. E questo, ragazzi, assolutamente super, super, super consigliato. Ovviamente per chi ha la pelle grassa non so se è consigliato, ma comunque proprio tiene, è bello robusto, bello elastico, quindi secondo me in realtà anche per una pelle grassa non dovrebbe creare molti danni, soprattutto perché non è uno di quei primer oleosi. Ma andiamo avanti perché ci stiamo già dilungando troppo. Quindi andiamo avanti con i fondotinta. Sempre per quanto riguarda i fondotinta, ragazzi, non ho trovato effettivamente un fondotinta da bocciare totalmente, ma di preferiti ne ho ben 2, che sono numero 1, inaspettatamente, ragazzi, perché non me lo sarei mai aspettato, questo fondotinta di Primark, ragazzi, Primark, sì, che si chiama Flawless Glow e praticamente è un fondotinta che a me ha sorpreso per la luminosità che dà al viso, ma soprattutto proprio la texture, come si stende, come si fonde con anche il colore della pelle, con la pelle proprio in generale, lascia proprio uno strato impercettibile. Ovviamente non è estremamente coprente, ma l'abbiamo provato insieme, come già vi dicevo, è super modulabile, quindi ne aggiungi e poi ti crea la coprenza. Ovviamente io non sono una fan dei fondotinta coprenti, quindi non troverete mai nei miei preferiti un fondotinta mega coprente, ma già lo sapete. Questo mi è piaciuto davvero tantissimo, soprattutto perché secondo me non è neanche tanto da settare con una cipria, veramente, nonostante sia super luminoso, quindi abbastanza oleoso quasi, non avevo mai trovato un fondotinta che effettivamente messo mi dava la possibilità anche di non settare niente, di stare tranquilla comunque. Quindi ragazzi, questo super super approved. Questo fondotinta che vi ho appena fatto vedere, diciamo che lo userei un po' in tutte le stagioni, anche in inverno, ad esempio oggi ho quello. Invece vi mostro un altro fondotinta che ho super apprezzato, che è questa BB cream
in realtà non è un fondotinta, di Kiko, della linea Green Me Hydrating BB Cream, che questa, ragazzi, è stata la mia ossessione dell'estate. È veramente fantastico, anche questo è impercettibile, ma comunque è coprente, nonostante sia una BB cream, è coprente. Non è luminoso come l'altro, ma secondo me per l'estate, per la texture leggera e idratante, fresca, quasi, appunto, essendo una BB cream, è quasi crema, io ho adorato. Veramente fantastico. Se non amate i fondotinta estremamente coprenti, questo è fantastico, soprattutto per l'estate. Andiamo avanti veloci, ragazzi, perché qua altrimenti non finiamo più. Passiamo ai correttori, e invece di correttori purtroppo uno da bocciare ce l'ho, e come. L'abbiamo provato insieme, tra l'altro di recente, e sto parlando del correttore di She Glam. Non mi piace la formula, è veramente super super cakey e secondo me non c'entra con la mia pelle secca, è proprio la formulazione che non è buona, nonostante comunque questo correttore su Shein era super votato, quindi non lo so. Vabbè, io con i trucchi di Shein non vado molto d'accordo, come già sapete. E niente, ragazzi, questo super bocciato non ve lo consiglio per niente, non lo comprate. No, non riesco neanche a dirvi che linea di correttore è, perché non c'è scritto. Comunque, super bocciato, nient'altro da dire. Per quanto riguarda invece i correttori super approvati, ragazzi, ne abbiamo ben due. Il primo, questo correttore di Astra, che veramente mi ha conquistato, praticamente ho passato tutto il 2022 con questo correttore, ed è il Long Stay Concealer, con anche SPF 15, quindi niente male, e questo è eye coverage, quindi ha una grande coprenza, perché il mio problema con i correttori con tanta coprenza è sempre stato il fatto che mi facessero proprio il cerone. Questo invece è molto coprente, nel senso non 100%, quindi non è che vi cancella le occhiaie totalmente, però è davvero coprente e secondo me è un buon compromesso. Lascia veramente la pelle super super naturale, quindi non sembra di avere proprio lo strato di prodotto, e secondo me è davvero super valido, io ve lo consiglio tantissimo. Secondo correttore che vi consiglio assolutamente è questo di Tarte, veramente fantastico, che ho preso in mini size, lo sto usando e comunque di prodotto dentro ce n'è, che si chiama Creaseless, quindi niente pieghette. Questo mi è piaciuto tantissimo, ha proprio una texture super elastica, super densa, ma nonostante questo non crea ovviamente quello che io detesto, ovvero il cerone, lo strato. È veramente fantastico. Questo penso il miglior correttore di sempre, ve lo stra consiglio. E è coprentissimo, super coprente, proprio praticamente cancella l'occhiaia. Andiamo avanti con una cipria che mi ha sorpreso. Guardate la marca, She Glam, ci credereste? In realtà questa era stata super hypata e quindi l'ho comprata per questo. Mi ha lasciata veramente stupita, mi piace tantissimo, nonostante sia una cipria secondo me super matte, comunque non crea quello strato di cerone, di polvere, che di solito le ciprie matte, almeno nel mio caso, mi fa sul viso, cioè io vedo proprio come se non ci fosse più dimensione con le ciprie estremamente matte. Questa in realtà è matte, ma la dimensione di tutto il contouring che si è fatto prima la mantiene, quindi adoro. La sto testando in realtà non da tantissimo, ma sto usando sempre questa ultimamente e mi piace tantissimo. Super, super, super consigliata. Ah, non vi ho detto il nome, è la cipria Insta Ready. Niente male, niente male. Di ciprie bocciate non ne abbiamo, andiamo avanti col prossimo prodotto che è il contouring. Ho soltanto dei super approvati, che sono questo pottino bronzer di e.l.f., che veramente mi ha fatto impazzire, e chiaramente il contouring in crema di Fenty Beauty. Allora, la differenza tra i due è molto semplice, li adoro entrambi, li uso tantissimo, il colore tra l'altro di entrambi è molto simile, forse questo è un pelo più freddo, questo è un pelo più caldo. Quello di Fenty Beauty è molto oleoso, quindi io lo adoro sulla mia pelle, proprio si stende da Dio, si sfuma super bene, perfetto. Ovviamente per una pelle grassa c'è un attimo da pensare, perché comunque è molto oleoso, ma veramente fantastico la pigmentazione, e soprattutto, ragazzi, ne mettete pochissimo e fa già il suo lavoro, quindi comunque è un prodotto duraturo, magari rispetto a una polvere che secondo me dura meno. Io sono sempre stata una fanatica del contouring in polvere, da quando ho scoperto il contouring in crema, ciao ciao powder.
Per quanto riguarda invece la formulazione di quello di Elf, bellissimo, adoro. Vi dico la verità, la qualità tra i due, comunque nonostante il prezzo, uno costa forse meno della metà dell'altro, non è che abbia proprio notato questa differenza di qualità. Appunto, le uniche differenze sono le formulazioni, quelle molto oleoso. Questo invece è più, diciamo, un creamy powder. Non è per niente oleoso, comunque si stende alla perfezione. Ho adorato, super super consigliato, secondo me anche per una pelle grassa, appunto, questo qua di Elf. Andiamo avanti con il blush. Di blush di Bocciati non ne ho, sinceramente. Invece di Super Promossi ne abbiamo ben due anche stavolta, anzi mi correggo, tre ne abbiamo addirittura, due in crema e uno in polvere. Partiamo con quello in polvere, che è questo qua di Kiko, della linea Green Me. Come vedete è bello utilizzato e praticamente si tratta di un powder super 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 luminoso. Non è estremamente pigmentato, quindi dà proprio un colorito molto naturale alla pelle. È super rosato, bellissimo, e proprio lascia la pelle iper luminosa. Veramente super consigliato questo, soprattutto per l'estate, ragazzi. Super super consigliato. I due prodotti in crema che vi consiglio tantissimo, il primo è sempre di Elf, super simile a quello che abbiamo visto prima, che era il bronzer. Questo blush è fantastico, il colore è fantastico, è super pigmentato, quindi anche di questo ne basta veramente poco, ma soprattutto è super modulabile, quindi ne prendi una punta, lo sfumi, si sfuma benissimo e dà un effetto naturale. Ne prendi di più, lo sfumi, che comunque si sfuma benissimo, dà un effetto più strong. L'ho adorato, lo uso tantissimo proprio nella quotidianità, quindi dovevo troppo consigliarvelo. Altro blush, questo lo uso un po' meno nella quotidianità perché è veramente strong, e sto parlando del blush di Rare Beauty. L'ho voluto mettere nei preferiti perché io non ho mai trovato un blush così pigmentato. Veramente ne basta una mini goccia per farvi proprio un effetto super 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 colorato, super strong. Ovviamente io, che sono un amante dei blush super pigmentati, io ho adorato e ve lo consiglio veramente tantissimo, soprattutto perché c'è un sacco di prodotto e vi durerà tantissimo. Poi comunque la scelta di colori non è scontata, quindi secondo me trovate pane per i vostri denti. Andiamo avanti con gli illuminanti. Di illuminanti Bocciati questa volta ce ne sono ben 3. L'anno 2022 non è stato l'anno degli illuminanti. Il primo che vi mostro è questo di NYX, Sweet Cheeks, che questo tuttora non capisco effettivamente che cosa sia, se è un blush. Viene presentato come blush, ma ragazzi, ovviamente non può essere un blush di questo colore. Ha una bellissima luminosità, però è veramente scuro e comunque, se si esagera, lascia proprio la linea. Io vi parlo ovviamente di un'opinione estremamente personale, quindi prendete con le pinze, magari è un super prodotto. Però ragazzi, a me proprio non è piaciuto, praticamente non lo uso mai, ne ho mille altri di migliori. Altro illuminante, che questo proprio mi ha lasciato senza parole, abbastanza sbigottita, è questo qua di Kiko. Praticamente, a prima vista, sembra un super illuminante, poi dal video non rende, ma dal vivo è super super perlato, con questa perla rosa, bianca, che ti fa subito venire voglia di provarlo. Lo metti, è come non mettere assolutamente nulla. Per un make-up no make-up può essere utile, senz'altro, però io, amante della pigmentazione e delle cose strong, veramente sono rimasta molto delusa. Sarà perché è un illuminante cotto che non è così luminoso? Chi lo sa, io non sono una grande esperta, però insomma, fatemi sapere nei commenti se voi ne sapete di più. Rimane il fatto che questo 0 su 10. Altro illuminante che non mi è veramente piaciuto e che l'ho provato nel video insieme a voi e poi mai più è questo di SheGlam. Mi sono resa conto che io non sono un amante degli illuminanti in crema, non capisco perché in polvere veramente secondo me la luminosità è alle stelle, al 100%. Magari lo riproverò in estate in cui non metto la cipria, però non mi ha fatto impazzire, vi dico la verità. Preferisco di gran lunga i prodotti in polvere per quanto riguarda illuminanti, quindi andiamo avanti veloci, questo video sarà infinito, ragazzi, io che blatero praticamente e andiamo con le sopracciglia. Sopracciglia, ragazzi, Bocciati non ce ne sono. Di
super approvati abbiamo due cosine. Questa che è la matita sopracciglia di L'Oreal, Skin Definer si chiama. Non è né troppo cremosa né troppo dura, quindi si stende con molta precisione, ma comunque è bella pigmentata, però non esageratamente, quindi non fa proprio l'effetto finto. Quindi veramente super super consigliata questa, se vi piace un effetto abbastanza naturale. Poi andiamo avanti con questo prodottino di Elf che abbiamo provato insieme e come vedete è stato molto utilizzato, che da una parte ha il mascara per le ciglia trasparente. Questo non sto a recensirvelo perché non lo metterei tra i preferiti, ma metterei assolutamente tra i preferiti il brow gel, che invece è da questa parte, che veramente è super naturale, quindi tira leggermente su i peli senza fare proprio l'effetto sappy brow, che sapete non sono una fan, e li lascia lì in posa proprio tutto il giorno. Veramente super testato, l'uso in continuazione e le sopracciglia rimangono lì, quindi veramente super super approvato questo prodotto, poi soprattutto per il prezzo che ha. Ultimo prodotto della base che voglio recensirvi assolutamente è questo setting spray di Revolution, Base Fix Super Hold Fixing Spray. Ragazzi, questo veramente favola, l'ho usato per tutto l'anno, super testato, ha una tenuta veramente pazzesca. Ho provato altri fixing spray in passato e questo è veramente il migliore che io abbia mai trovato, e ho visto che è super recensito anche da molte makeup artist, quindi questo consiglio sono proprio, ve lo do a cuor leggero, sono super confident. Andiamo avanti con i nostri occhietti e andiamo a vedere le palette che mi sono piaciute e quelle che non mi sono piaciute. Le palette che non mi sono piaciute, ragazzi, indovinate da dove potranno mai provenire? Dan 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 dan! SheGlam, ovviamente. Ragazzi, io non ce l'ho con SheGlam, però sapete che io ho, boh, non lo so, questa crociata contro le, le palette di SheGlam. Proprio non ce la faccio, non riesco a farmele piacere. Ci litigo ogni volta e lo sapete bene se avete visto i video first impression di questo makeup brand. E queste sono rispettivamente le uniche due palette di SheGlam che ho. I colori sono anche molto belli in realtà, visti di per sé, sono veramente super carini. Mi sono innamorata a prima vista, dopo che li ho provati un po' meno innamorata. Non hanno pigmentazione, super fallout, veramente inutilità totale. Non sono mai così cattiva, ma veramente queste palette sono state davvero una gatta da pelare. Tirarci fuori un makeup è stato una fatica tremenda, quindi non posso fare altro che super super bocciarle. Passando ad argomenti molto felici, invece, vi faccio vedere le palette che ho adorato in questo 2022, che sono ben 4, ragazzi. Allora, partiamo con quelle grandi, che sono una di I Love Revolution, che è questa. La uso in continuazione, si può anche vedere. Ha degli shimmer che sono pazzeschi. Anche una fila, che è questa, di matte semplici, colori neutri, quindi secondo me utilissima anche per fare un trucco semplice da tutti i giorni. Seconda palette che vi mostro, preferita, forse la veramente la preferita delle preferite di questo 2022, questa palette di Revolution, che si chiama, ve l'avrò già nominata 50 volte nei video, Forever Flawless. La palette colori direi che dà già la spiegazione, non serve che io vi dica niente. Ha dei colori veramente stratosferici, ne ho provati tantissimi, tutti sono iperpigmentati, super sfumabili, quindi meglio di così non si può, super super consigliata. Le altre due palette sono palettine piccole, ma comunque danno il loro effetto. La prima che vi mostro è questa di Nabla, anche questa iper mega utilizzata, con tutti questi brillantini veramente favolosi. Questi due li uso un po' meno perché comunque sono abbastanza scuretti tra virgolette, ma questi due super veramente si possono mettere ovunque, in qualsiasi makeup, in ogni occasione, è veramente fantastico. Poi il fatto che non debbano essere applicati con una colla per glitter, già sapete. Ultima palette che vi faccio vedere è questa di Elf. In realtà questa è stata un po' un'arma a doppio taglio, perché i matte non mi sono piaciuti più di tanto, ma veramente la perla sono i due shimmer. Io penso che questo verde qua sia uno dei shimmer più belli che abbia mai provato in tutta la mia vita. Un colore che tra l'altro secondo me si fa anche abbastanza fatica a trovare in un sacco di palette. Non l'avevo mai visto e provato sull'occhio è stato veramente
Wow. Passiamo ai mascara. Un mascara che boccio, ragazzi, purtroppo, è questo di Primark che abbiamo provato insieme, Dramatic Lash Volume and Length. E questa è stata la cosa che mi ha triggerato, perché qua c'è scritto volume e lunghezza. Questo mascara non dà né volume né lunghezza. Colora un po' le ciglia, fa quello che deve fare, però insomma, per quello che magari ci aspettiamo, non fa assolutamente il suo lavoro. Vi dico, per il prezzo va bene anche così, però comunque super bocciato, l'ho usato solo nel video First Impression che abbiamo fatto insieme e poi lasciato nel dimenticatoio, quindi insomma, evidentemente non era così buono. Per invece la rubrica preferiti, ho ben due mascara. Il primo, super conosciuto, ovviamente non serve neanche la spiegazione, ed è il Better Than Sex di Too Faced. Fantastico, bellissimo, super effetto, ma già lo sappiamo, non serve che ve lo dica, però comunque super consigliato. Un altro mascara che, ragazzi, questo proprio tirato fuori dal cappello, è questo mascara qua in tubetto, tra l'altro stranissimo, con questo scovolino super a punta. Si chiama Comodines Wow Lashes. Non so neanche di che marca è, perché è stato dato a mia madre a lavorare da una sua collega che ha un marito promoter di marche, di capelli, corpo, viso, eccetera. Ma ragazzi, io ho delle ciglia lunghe, come usando questo mascara qua, non le ho mai ottenute in tutta la mia vita con nessun mascara. Non dà tanto volume, ma la lunghezza è allucinante, ci sono rimasta veramente male. Questo in combo con un mascara volumizzante, ragazzi, pazzesco. Vi lascio qui un attimo, non so se nel caso riuscite a trovarlo online scrivendo Comodines Wow Lashes, veramente, ma ve lo straconsiglio, ve lo straconsiglio, è pazzesco. Andiamo avanti con due grandissimi flop di questi Oscar del makeup, che sono due eyeliner. Non voglio neanche soffermarmici perché sennò mi faccio venire il nervoso. Uno è di She Glam, l'altro è di Revolution, entrambi eyeliner colorati, uno rosa, uno bianco. Mi hanno fatto sclerare, mi hanno fatto andare ai matti, quindi ragazzi, non comprateli. Bene bene, siamo giunti quasi al termine di questi Oscar del makeup e andiamo con le labbra. Partiamo dai bocciati, ne abbiamo ben tre, ragazzi. In realtà questi sono dei bocciati semi bocciati, ma volevo assolutamente metterli per fare un commento. E sono questi super famosi tinte labbra NYX Shine Loud, che erano super hypati su TikTok, su tutte le piattaforme social, per essere appunto queste tinte labbra che super mega durature, con anche il gloss, che anche questo sarebbe dovuto essere super duraturo. Cos'è successo? Non si tolgono, sono talmente duraturi che bisogna proprio andare con la spugna abrasiva per toglierlo. Io sono diventata matta veramente a toglierlo. Le ho anche riutilizzate magari in serate che sapevo sarebbero durate molto tempo, ma rimane il fatto che non si toglie. Ho provato con acqua micellare, olio, tutto, non si tolgono. Cioè, non si tolgono, non fa per me. Preferisco rimanere a metà serata senza rossetto piuttosto che diventare pazza per toglierlo, vi dico la verità. Altra cosa super bocciata, questa c'è veramente, mi vergogno anche solo a farvela vedere, è questa tinta, non una tinta di quelle che conosciamo, questa sarebbe proprio tipo un gel che colora le labbra e anche le guance, quindi dovrebbe essere blush e labbra. Non fa niente, è come mettere dell'acqua, una spruzzata d'acqua, perché non colora assolutamente nulla, ma neanche leggermente, proprio nulla, zero. Svanisce nel nulla, non esiste. E quindi niente, non serve neanche che io ve lo dica, assolutamente super 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 disapprovato. Penso la cosa più disapprovata di tutti, ancora peggio delle palette di She Glam, ed è della linea Green Me, linea che a me è piaciuta tantissimo di Kiko, quindi non me lo spiego, ma rimane il fatto che assolutamente no. Un prodotto labbra che invece mi ha particolarmente sorpreso, cosa che non mi aspettavo, è questo lipstick di Essence, anche questo direi super hypato perché è molto bello effettivamente, vedete, ha tutti i brillantini all'interno del lipstick ed è un color changing lipstick che effettivamente dà un effetto super naturale, non quei rosa super accesi, perché io ne ho molti di questi color changing lipstick e dà un colore troppo strano, troppo innaturale, quindi non mi viene neanche da metterli, perché magari questi li utilizzo in giornate in cui faccio dei makeup no makeup look, quindi insomma cose molto easy che sinceramente le labbra fucsia non ci stanno a dire niente. Questa invece è super naturale e ragazzi,
ragazzi, ve lo straconsiglio. È veramente perfetto, secondo me, nella makeup collection. Un color changing lipstick come questo deve esserci. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Io sono felicissima di avervi fatto vedere i preferiti e i bocciati di questo 2022. Spero che il video vi sia stato utile, appunto, per capire un po' cosa prendere, cosa non prendere delle varie marche che vi ho citato. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, spero che siate d'accordo con me, con le scelte che ho fatto. Nel caso non foste d'accordo, fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere la vostra opinione. Insomma, noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Vi mando mille baci e ciao!